Beh, stamattina è il momento, diciamo, finale di un percorso iniziato col presidente Di Maria una quindicina di giorni fa. Disse al presidente: il modo migliore per essere vicino ai medici del territorio è quello di fornirli di presidi. Il presidente Di Maria immediatamente recepì questo invito e anche supportato dalla collaborazione della nostra segreteria e dalla direzione generale della provincia nella persona del dottore Boccalone, abbiamo fatto rapidamente questa unione in cui loro ci hanno messo la parte più importante, che è quella economica, e noi invece ci abbiamo messo la parte organizzativa, la individuazione dei presidi, la definizione dei presidi per essere sicuri di dare ai medici dei presidi adeguati, la possibilità, essendo noi i medici, di farla sdoganare in tempi più rapidi. Quindi il percorso è iniziato tre settimane fa. La cosa che voglio sottolineare è che quando noi abbiamo iniziato questo percorso col presidente eravamo nella fase più acuta della crisi del contagio in Campania. E aveva un'idea a fare questa donazione. Oggi, in cui sembra che le curve vadano meglio, questa donazione ha ancora più significato, perché noi passeremo a breve dalla fase di pandemia alla fase di endemia, quindi passeremo alla fase 2. Questa fase 2 comporterà una maggiore diffusione di persone sul territorio provinciale. Allora sarà necessario un monitoraggio del territorio importante. E questo monitoraggio lo faranno, cioè, chi più dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta può fare questo monitoraggio? Noi in federazione abbiamo definito le 80.000 sentinelle che sono presenti sul territorio nazionale, qui da noi in provincia sono poco più di intorno ai 250-300 fra pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, quindi sono le sentinelle del territorio, e fornire le sentinelle del territorio di dispositivi idonei e di alta qualità è importantissimo, anche perché questi sono i kit, queste sono le mascherine FFP2 che noi insieme alla provincia abbiamo acquistato, e hanno delle caratteristiche particolari perché sono utilizzabili per periodi più lunghi, anche per 28 ore di seguito, perché sono senza valvola, e fra l'altro possono essere anche riattivate dopo questo tempo, però noi ne forniremo un quantitativo adeguato, per cui c'è tempo. E abbiamo predisposto, qui ci sono i loghi della provincia e il logo nostro, per siglare proprio che questo è un qualcosa di ufficiale, un kit per tutti i medici di medicina generale con le mascherine, tutto sigillato, tutto in maniera... Si sa a chi si darà, noi ci faremo carico della distribuzione, renderemo ovviamente conto la provincia dell'avvenuta distribuzione di tutto questo materiale. Quindi, come dicevo, partire ora, nei prossimi giorni, in maniera tale che i medici abbiano questa possibilità di protezione, veramente è molto molto importante.